Ma io onestamente, siccome non sono greco, preferirei lavorare qui in Italia per ottenere un risultato positivo che è quello dell'accordo. Per cui innanzitutto non dividersi qui in Italia come quando si tifa per una squadra di calcio, per l'uno o per l'altra squadra, ma tifare per l'accordo, questo sì. Qualsiasi sia l'esito del referendum, io credo che il governo italiano e ovviamente gli altri governi dovranno fare di nuovo un approfondimento su quello che dovrà essere la prospettiva di un accordo, che io credo sia possibile. Vedere che in un giorno i mercati sulla paura di una Grecia che non paga 1,6 miliardi di euro perdono 287 miliardi di euro Ma in poche ore fa una certa impressione, perché no? ovviamente la sensibilità dei mercati da questo punto di vista, anche se a me non piace parlare di sensibilità come se si trattasse di una persona, ma comunque il riflesso dei mercati rispetto a quello che sono le politiche che da qui ai prossimi anni si potrebbero determinare in ore decisive è molto elevato. Allora, se noi abbiamo la chiarezza di quali sono gli interessi nazionali del nostro paese prevalenti, noi dobbiamo dire la Grecia dentro l'euro. Se noi sappiamo che questo risultato si può ottenere facendo tutti gli sforzi possibili, ecco quegli sforzi che dobbiamo fare. Vedremo come andrà questo referendum, ripeto, se vinca il sì o se vinca il no, quello per cui noi dobbiamo tifare è che ci Ma sia se vinca il l'accordo. no, se vince il no, a parte che il referendum, io credo che quando uno ha le banche chiuse, diciamo che sia poi tanto libero questo referendum, perché uno ha la pistola puntata sulla testa. La domanda in realtà è: vuoi domani recuperare i tuoi soldi in banca e che riaprono gli sportelli? Vota sì. Se vuoi perderli tutti, Ma vota questo no. bisognerebbe chiederlo a un greco, perché in questo momento io penso che i greci abbiano la sensazione di aver avuto questa pistola puntata per molti anni, non è semplicemente oggi. Noi questo risultato, quello cioè delle politiche della Troica, lo possiamo valutare o no? E fino ad oggi, secondo me, non è stato un buon risultato. Forse cercare un accordo anche con il La contributo di richiesta è un tutti i po' pesante governi. quella di Tsipras adesso, cioè 2 anni di proroga e ristrutturazione del Un debito. negoziato parte sempre da posizioni Ma distanti. siamo un po', diciamo, in extremis sul negoziato, no? Il Qui abbiamo poche negoziato, ore. secondo me, non deve essere fatto, anzi, lo facciano quando gli pare, ma secondo me il vero negoziato inizierà lunedì. Cioè dopo il Dopo referendum. referendum. Grazie a Migliore, che è stato il Grazie. nostro ospite di Casa Boldrini, la diretta di Periscope. Figuriamoci. Non lo Grazie. sapevo, perché sennò facevo una critica su questa. Vabbè, è un modo per dire andiamo davanti a Questa è la casa degli Montecitorio, italiani, è la questa. casa degli italiani.